Questo cartello è apparso giorni fa sulle impalcature sistemate all'esterno di uno dei palazzi del Borgo Franceschino e fotografa la contraddizione di una zona della città che forse più e meglio di altre sta già beneficiando delle ristrutturazioni edilizie favorite dal bonus facciate. I palazzi che contornano il giardino pubblico dei Tomasini sono sempre più belli ed è un peccato che il decoro in questa zona vada a perdersi a causa della sporcizia. In sostanza però ad un maquillage verticale fa da contraltare una situazione orizzontale imbarazzante, indice soprattutto di maleducazione e scarso senso civico. Via Volta, intendo dire via Marconi, piazza da Vinci, via Galvani, via Galilei, via Torricelli, che ormai sono impercorribili. I marciapiedi sono talmente lordi che la gente deve andare in mezzo alla strada e le deviazioni vengono fatte fare tra macchina e macchina. Siamo in condizioni veramente tristi. Oggi, ci fa notare l'autore della segnalazione che ha chiesto di rimanere anonimo, la situazione sembra poco preoccupante perché la pioggia di ieri ha fatto la sua parte, pertanto ciò che si nota è stato depositato e non rimosso nelle prime ore di stamani, a volte con un tocco naif. A questo problema si aggiunge quello del posteggio selvaggio, soprattutto di scooter, che in piazza Leonardo da Vinci raggiunge il proprio vertice. Moto parcheggiate un po' ovunque, e non disposte sugli stalli già individuati lungo la via Marconi e lungo la via San Francesco. Questo crea dei problemi alle auto, ma crea soprattutto indisciplina. In una simile situazione, chi abita in zona non muove accuse alla pubblica amministrazione, già che appunto il problema sta nell'inciviltà e nelle cattive abitudini delle persone, anche se un forte auspicio c'è. E che il comune predisponga in ore adeguate, in ore appropriate, dei controlli in borghese per sanzionare chi continua giorno dopo giorno a rendere la vita impraticabile a chi risiede in questa bella zona di Trieste.